fin dove puoi arrivare investendo sulla tua esistenza. Sì, sulla tua esistenza, sul fatto che hai un corpo modello Homo sapiens che più o meno è in salute. Come puoi investirlo? Non è una questione di soldi. Dipende da come ragioni. Il corpo è uno strumento che fa le cose che il tuo ragionamento, guidato dall'ispirazione superiore, lo porta a fare. Non è una questione di mezzi, di risorse. Non è una questione di soldi. Le cose che veramente sono costose, come costruire una città, si costruiscono non coi soldi, ma con l'accordo che porta a convergere verso un obiettivo. Quindi il punto è, come puoi far convergere i tuoi pensieri affinché la tua vita diventi molto più interessante, etica, utile per te e per gli altri? Per rispondere a questa domanda voglio leggerti un brano tratto da questo libro intitolato Scrivi la tua vita, con le domande di come la vita quando ti sorride. Intendiamoci, scrivi la tua vita non perché devi raccontare la tua biografia, pubblicarla, no, lo scrivi per te. Scrivi il resoconto della tua vita per te, a nessuno interessa che cosa facevi da piccolo, nell'adolescenza, non ha nessuna importanza. È importante che tu scriva la tua vita per capire come ragioni, come indirizzi i pensieri. E a proposito del dove puoi arrivare investendo sulla tua esistenza, voglio leggerti un passo tratto da pagina 75 di questo libro. Non ci sono limiti teorici per il perfezionamento in termini di abilità e di innovazione. Quanto più ci si impegna con ambizione, tanto più si diventa capaci di operare sulla Terra, aiutando l'umanità ad evolvere. Il risultato complessivo è a vantaggio sia dell'individuo sia dell'umanità. La storia personale di ogni essere umano è inserita nella storia dell'umanità e il tutto procede incastonato nel grande disegno da cui dipendiamo e per cui dobbiamo operare. E già, la tua vita è inserita nel grande disegno. Quello che tu fai, quello che tu vedi nel tuo piccolo è dentro la tua storia personale, quindi ci saranno delle conseguenze per le scelte che fai. E la tua storia personale è all'interno della storia sociale. E le vicende della società fanno parte della storia con la S maiuscola. E tutto quanto l'umanità decide, pensa di decidere, subisce, tutto quanto rientra nel grande disegno. Allora, quando capisci che tu sei dentro una serie di contenitori molto più grandi di te, che quando vengono scossi scuotono anche te, allora capisci che devi indirizzare la tua esistenza in modo da anticipare gli scossoni, in modo da capire come puoi investire al meglio le tue risorse, soprattutto in modo da non essere sballottato, sballottata di qua e di là, perché ti scuotono il metro quadro dove tu pensavi di mettere radici, perché ti piace il tuo metro quadro. Hai ragionato così
Hai ragionato in termini di interesse personale? E se hai ragionato soltanto così, fallisci. Invece esisti nella misura in cui hai ragionato in termini di relazione con quanto ti circonda. E maggiore è la lungimiranza con cui ti allontani dal tuo metro quadro e consideri i gruppi sociali in cui sei inserito, l'umanità, la storia con la S maiuscola e ancora di più. Se arrivi a capire il grande disegno, allora capisci come investire la tua esistenza, capisci quali sono i criteri per impostare ogni azione all'interno di un piano esistenziale coerente. Come fai a capire questo? Cos'è un piano esistenziale? Cosa vuol dire che il piano esistenziale è coerente? Per capirlo devi capire come hai vissuto. In questo libro ti insegno a mettere ordine nei tuoi ricordi. Se no ti racconti la tua vita come te la sei sempre raccontata, il curriculum, mi chiamo così e cos'ha, questa è la mia professione. Sono termini che non descrivono la tua esistenza, non spiegano perché hai scelto di fare ciò che fai. Metti ordine nella conoscenza di te stesso. Conosci te stesso con ordine. Ecco come ci si conosce, non conosci te stesso e conoscerai il mondo. Quindi tu sei in confusione e secondo te il mondo è in confusione perché... Ma chi può aver detto una frase tanto incompleta? Ascolta, siamo in come la vita quando ti sorride, abbiamo i dati. Tu sei inserito nella società, nel grande disegno, quindi conosci te stesso in rapporto a tutti i contenitori in cui sei presente e da cui dipendi. Scrivi la tua vita, capisci quali sono stati i ragionamenti che hai fatto e come riesci a scrivere la tua vita. Ti guido io con le domande, nel mio stile. Scrivi la tua vita con le domande di come la vita quando ti sorride.